Vabbè, direi che possiamo cominciare. Intanto grazie, buonasera per ritrovarci qui tutti. Io sono Adriano Favaro e ho contribuito assieme ad altri a organizzare questa serie di incontri che sono degli omaggi, sociali che la Fondazione e la Ligabue S.p.A. vogliono fare alla città, in una struttura che è stata utilizzata per tantissime cose. Quando le scuole grandi sono scomparse, colpa di un signore che si chiamava Napoleone, venendo con Massimo Marchi abbiamo raccontato un po' come andavano le storie di una volta con le scuole. Poi qualcuno ha pensato bene di giocarci pallacanestro per qualche anno sopra. E mi garantiscono che il pubblico di casa era un pubblico molto civile, tra virgolette, e che faceva sempre vincere la squadra, perché praticamente le sedie erano a fianco del canestro. Insomma, chi si fa raccontare queste avventure sa che cosa è successo e si sentono ancora gli echi delle grida. E poi questa mostra che celebra 100 anni per un'azienda, che però sono anche 100 anni di una città e sono 100 anni di conoscenza, contatti e civilissima convivenza con tutto il mondo. Io ho viaggiato dal 1984-85, siamo a metà degli anni 80 con Giancarlo Ligabue, abbiamo fatto assieme qualche spedizione, dall'isola di Pasqua al Kazakistan, all'Algeria, e poi non sto a raccontarvi tutti i puntini rossi che abbiamo messo sulla mappamondo, ed è stata un'esperienza per me estremamente importante. E Giancarlo, ed è questo uno dei motivi di questi incontri, diceva, e ha sempre detto una cosa: presentami un amico e dammi il titolo di un libro che vale la pena di leggere, l'amico che vale la pena di conoscere e il libro che vale la pena di leggere, cioè un contatto umano e un contatto letterario, di conoscenza e di cultura, che è stato veramente il binario di tutte le occasioni di incontro. Il figlio Inti, che ha creato la fondazione, che ha 4 anni, quindi è una neonata fondazione, che però ha già messo piede in questa città con alcune mostre, ma abbiamo cominciato a Firenze, abbiamo girato per Napoli, tutti i musei archeologici i più importanti d'Italia hanno conosciuto la raccolta e le collezioni di Giancarlo Ligabue, che è stato veramente un fenomeno per certi aspetti, un vulcano l'hanno definito in tanti, a cominciare dal dinosauro che avete alle vostre spalle, che arriva qui nel 1973, dopo alcuni anni di lavoro, di scavo, di spedizione nel Niger, e che incontra, e poi lascio la parola a Paolo Legrenzi, il primo ostacolo. Dopo 100 anni di sonno lo risveglia la burocrazia di Venezia, perché la dogana non ha il nome, non ha la voce dinosauri, e quindi resta fermo per molte settimane, non si sa come fare. L'hanno scavato, l'hanno lavorato, l'hanno portato al Museo di Storia Naturale di Parigi, lo hanno riorganizzato, l'hanno rimontato, e chi lo blocca? La dogana. Poi la cosa è finita, ma mi pare che qualcuno fosse ancora testimone, fosse un piccolo incubo aver investito una somma enorme di denaro e di una quantità altrettanto grande di passione per poi ritrovarci tante scatole ferme. Le foto del trasporto sulle scatole le trovate lì sulla sinistra, è un evento storico. Non c'erano ancora i filmati, che adesso ormai sono cose più semplici, ma insomma era un'avventura fatta con carta e bussola. E si mangiava, si viveva e si erano persone molto più semplici, molto più distanti da adesso. E ho voluto cominciare, e ringrazio veramente gli amici, che le persone che hanno... che stanno da questa parte, non si può dire dal tavolo perché non è un vero tavolo, da questa parte, ma bisognerebbe averlo tolto, perché l'idea nostra era, benissimo, cominciamo con un grande racconto, che è un racconto di chi siamo. Paolo Legrenzi è uno scienziato cognitivo, cattedra di Piaget, vero? Che è stato uno dei maestri, grazie del suggerimento, perché era un nome che mi dimenticavo, un mio amico Lo Bozzo me lo ha ricordato, che è stato una delle grandi menti della psicologia europea e mondiale. Paolo Legrenzi ragiona su come noi ragioniamo e studia cosa noi non capiamo o cosa dovremmo capire. Mi ha obbligato dolcemente a leggere tutti i suoi libri, forse me ne sono perso qualcosa, ma insomma, uno dei quali è: non occorre essere stupidi per fare delle sciocchezze. E ha dimostrato che, per esempio, tutti i bancari
di livello e di qualità, di fronte a una domanda facevano gli stessi errori, forse anche qualcosa di più, della signora che col carrello usciva dal supermercato. Solo che quelli trattavano miliardi, la signora aveva un conto da 20 euro. Per cui siamo tutti con qualcosa di, non si può dire torbido, di oscuro, di difficile nella nostra mente. La dobbiamo superare e dobbiamo capirla. Paolo ci racconterà un poco di questo, il chi siamo. Poi a un certo punto abbiamo scoperto, e questo è il lavoro di Massimo Marchiori insegna, non si è ben capito, matematica ma qualcos'altro, è un informatico, è una persona che ha stupito tanti quando ha raccontato una storia di un incontro con due signori che poi hanno fatto Google e dice sì, ma insomma qualche idea gliel'ho data anch'io, non era una piccola idea, era una grande idea, regalo, grazie, e loro hanno continuato per la loro strada e Massimo per l'insegnamento perché preferisce essere più libero e questa è anche una grande lezione della nostra Italia combinata con tanti piccoli e provinciali interessi. Massimo, noi siamo diventati delle persone differenti, siamo diventati uno, nessuno e 100.000 con questi attrezzi che girano in tasca, che suonano, che raccontavo a loro che l'altro ieri il telefono ha detto se vuoi andare su quel posto ci metti 11 minuti, dico ma perché? Perché è il posto che io vado tutti i mercoledì a comprare la verdura. E lui ha imparato il percorso attraverso le mille applicazioni che ho, che quello è il giorno della verdura. Non mi ha detto, non sa cosa vado a fare, sa che vado lì tutte le settimane. E questo mi ha un po' intorbidito. Forse la tolgo l'app, ma mi serve, quindi non so cosa fare. Da come abbiamo cominciato a parlare, a come gli altri ci parlano dentro e come noi cerchiamo di capirci. E poi finiamo con Michele Gelin, che ha un compito e un ruolo. Saremo di fronte a un'altra delle tante rivoluzioni tecnologiche. Io non capisco niente di queste cose, non so cosa sia il 4G, non ho saputo che c'era un G in corso, figuriamoci se so cos'è il 5G, però ho visto le sue diapositive, che poi vedremo, e devo dire che ho intuito qualcosa. Speriamo che poi alla fine ci capiamo un po' tutti qualcosa di più. Alle 19.30 grosso modo finiamo, quindi sono 20 minuti, 25 per oratore. Se volete fare delle domande, se volete anche interrompere, si usa così a lezione, vero Paolo? Credo che non ci siano, perché se uno non capisce qualcosa è meglio dire no, ho capito, me la rispiego, o se no, che cosa vuol dire questo? E credo che avremo tutti piacere di questo scambio ed eventualmente delle domande alla fine. Paolo Legrenzi. Vi ringrazio molto per essere qui. Io stesso ho fatto vengo da un giro di 10 giorni, un periplo per arrivare qui, ci tenevo molto. Questa mostra è molto bella, celebra una grande impresa veneziana, un secolo di attività imprenditoriale, e il mio compito qui, parlerò per 20 minuti, è arrivare anche attraverso ciò che abbiamo visto in questa mostra, nella storia di questa azienda, a raccontare questa tappa finale in cui parte del nostro cervello è stato incorporato in macchine che sono fuori da noi, cioè in cervelli artificiali in cui ci sono alcune funzioni, sono trasferite alcune funzioni. Le più ovvie sono la memoria, che una volta erano incorporate semplicemente nel cervello. Questa è una storia molto lunga, di cui la storia di questa azienda, questo secolo, in realtà è una tappa finale. Perché una tappa finale? Se voi visitate questa mostra come io ho fatto nell'ultima ora, voi vedete l'espansione progressiva della fornitura di cibo in tutto il mondo, con un'operazione che a noi oggi sembra ovvia, cioè lo staccarsi del momento in cui viene procurato e preparato il cibo dal momento in cui viene consumato. C'è un bellissimo listino prezzi del Dubai, che ho mandato mio figlio del 79, che è una testimonianza di questa progressiva espansione di questa azienda. Ma se noi rileggiamo la storia dell'umanità in questa prospettiva, in questo distacco tra produzione
e consumo, vediamo che all'origine di questa storia, che io in 20 minuti farò breve perché sono 10.000 anni, e che ci hanno portato alla storia che poi ci mi racconterà il collega di matematico di Padova, noi vediamo che la nascita dell'agricoltura è esattamente la possibilità di spacchettare, come dice un grande studioso americano che ha scritto un libro, La Grande Convergenza, tradotto in italiano, in cui parla di questi spacchettamenti successivi, di spacchettare, cioè di staccare il momento in cui noi consumiamo qualcosa dal momento in cui ci procuriamo quel cibo. L'agricoltura è esattamente questo. Noi per centinaia di migliaia di anni abbiamo vissuto come cacciatori-raccoglitori, ma a un certo punto siamo riusciti a scindere il momento in cui cacciavamo qualcosa o trovavamo delle bacche, dei frutti e così via, cacciatori-raccoglitori, dal momento in cui lo consumavamo. Questa fusione tra procurarsi il cibo e consumarlo, con la nascita dell'agricoltura 10.000 anni fa, si scinde, perché noi siamo capaci, diventiamo capaci di conservare il cibo. In quel momento, in quella zona oggi travagliata, martoriata dal Tigri e l'Eufrate, che oggi va sotto il nome di Iraq, per la prima volta gli uomini riescono a scindere, il primo grande unbundling, dicono gli americani, spacchettamento, dice questo studioso di Ginevra, perché si riesce a coltivare il cibo e a conservarlo, che è cruciale per consumarlo in secondo tempo. Questa è stata un'operazione, in fondo, alle origini. La storia compressa che vedete in questa mostra è una storia analoga, naturalmente di una espansione con tecnologie di conservazione del cibo molto più sofisticate, con tecnologie di trasporto del cibo molto più sofisticate, ma essenzialmente è la scissione tra produzione e consumo. E questa è stata possibile la prima volta in questa regione, circa 10.000 anni fa, e lì è nata l'agricoltura. Poi l'agricoltura nel mondo è nata in momenti molto diversi. Ci sono nel Nord America, per esempio, per ragioni logistiche, perché a un certo punto l'agricoltura è molto più conveniente perché non vi costringe al movimento. Questi nostri antenati non sono costretti al movimento perché prima erano costretti al movimento che sfruttavano zone diverse del pianeta e poi si muovevano. Per esempio, uno degli ultimi posti dove è nata l'agricoltura, cioè nelle Americhe, è anche il posto dove abbiamo ricostruito molto bene i 12.000 anni, per cui dell'Alaska, i nostri cugini, per dire la verità, perché noi sappiamo che Homo sapiens non è la semplice discendenza da uno stadio precedente. Noi avevamo uomini neandertaliani, denisoviani, abbiamo convissuto con molti cugini e poi soltanto 30.000 anni fa la nostra specie ha prevalso, e oggi anzi ha prevalso anche troppo perché sta rompendo gli equilibri tra il mondo naturale e noi, un tema, come ben sapete, di grande dibattito. Ebbene, il primo momento di scissione tra produzione e consumo avviene con l'agricoltura. Quando voi potete conservare il cibo, nasce anche la gerarchia sociale, nascono società stratificate e complesse. Nasce, per esempio, la possibilità di un'impresa come l'impresa che qui celebriamo e che ha compiuto un secolo. Gli spacchettamenti, cioè le scissioni successive, sono scissioni sempre più complesse. A un certo punto si scinde, noi inventiamo le macchine, accelerando questa storia, visto che devo comprimere 10.000 anni di storia in 20 minuti, noi inventiamo qualcosa fuori di noi in cui trasferiamo la forza delle nostre braccia, la forza delle nostre gambe, cioè la nostra forza muscolare. E questo avviene con l'introduzione delle prime protesi dei nostri
arti dei nostri muscoli che ci permettono appunto anche di fare in modi più sofisticati l'agricoltura e poi ci permettono di costruire le macchine. E alla nascita della scienza, in realtà, nascono anche la nascita, per esempio, della mia disciplina, che nasce in realtà i primi studi in occasione dell'astronomia, nasce la possibilità di sostituire pezzi del corpo umano con sistemi artificiali. La prima sostituzione è con la fotografia. Quando gli astronomi alla fine del 1700 dovevano osservare gli astri, lo facevano a occhio nudo, in una tecnica molto complicata che qui non entro in dettaglio, dovevano sentire un metronomo, dovevano guardare quello che succedeva sull'oculare del telescopio e facevano degli errori sistematici. E la fotografia invece supera questi errori sistematici ed è la prima occasione in cui un sistema artificiale fa meglio di noi il sistema naturale. Progressivamente poi la sostituzione dei nostri organi di senso, e quindi sia della nostra forza muscolare, sia della vista, dell'udito, degli organi di senso, diventa sempre più sofisticata perché a un certo punto noi riusciamo a trasferire sulle macchine operazioni mentali. Il primo grande genio da questo punto di vista è Alan Turing, il quale riesce a concepire una sorta di computer artificiale, l'idea di come si potrebbero trasferire funzioni su una macchina, la quale non si limita a registrare, perché in fondo anche la scrittura è qualcosa di esterno a noi. Noi registriamo, se prendiamo appunti, se abbiamo un diario elettronico, ma un diario di un mercante del Cinquecento, anche questa era una esternalizzazione delle nostre capacità mentali. Ma queste macchine in realtà hanno cambiato i nostri modi di vivere ed è stato l'ultimo grande spacchettamento, perché abbiamo spacchettato, scisso dal cervello, operazioni mentali che prima erano tutte prodotte dal cervello, adesso sono prodotte da macchine con cui il nostro cervello interagisce. Quindi abbiamo questa, da una scissione materiale del cibo, del momento del consumo del cibo, siamo passati a una scissione in cui il nostro cervello a sua volta ha inventato una macchina esterna a noi con cui noi interagiamo. Il tipo di studi che ho fatto nella mia vita di studioso riguarda proprio questo, perché questi sistemi artificiali vi mostrano i limiti del funzionamento. Adriano scherzosamente citava questo libricino che avevo fatto sul fatto che la nostra intelligenza è compatibile col fare sciocchezze, nel Veneto si dice colpo di mona, e questo è un aspetto molto interessante, ed è stato proprio il confronto tra questa scissione della mente umana che esce dal cervello e va su macchine artificiali che ci ha permesso di avere un benchmark, un sistema di riferimento, una metrica, una misura per confrontare i limiti della nostra mente naturale, cioè delle operazioni mentali che fa il cervello, perché oggi possiamo confrontarle con delle operazioni artificiali che viceversa fa una macchina. Questo enorme campi di studi e di interessi ha cambiato il nostro modo di vivere. E in fondo noi possiamo vedere qui oggi, in questa bellissima mostra, questa come l'ultima tappa di questa espansione nello spazio-tempo. Che cos'è l'agricoltura, in essenza? La scissione del consumo dalla produzione di beni, rispetto a quando per centinaia di migliaia di anni campavamo, non noi, i nostri antenati, come cacciatori e raccoglitori. È l'espansione nello spazio, perché cacciate coltivate il cibo, voglio dire, rispetto al cacciatore, coltivate il cibo, il grano e così via, e poi lo tenete in recipienti, quindi potete trasportarlo, l'espansione nello spazio e l'espansione nel tempo di questi consumi. Questa espansione nello spazio e nel tempo, di cui anche questa mostra è una testimonianza,
perché se voi guardate questa mostra, voi vedete che il fondatore di questa azienda, Anacleto, prima si limitava in Veneto, appena finita la Prima Guerra Mondiale, a procurare il cibo per la mensa ufficiale dei militari a Venezia, e poi da allora, voi vedete nel 79, come procurava il cibo nel Dubai, con gli listino prezzi nel Golfo, degli Emirati, dove portava il cibo. Anche questa è stata un'espansione nello spazio-tempo, ma l'espansione nello spazio-tempo più interessante è stata quella che è stata resa possibile negli ultimi decenni dal fatto che abbiamo creato una rete universale, abbiamo creato un'enciclopedia universale come Google, e tutto questo in fondo può essere visto, per quanto abbiamo avuto delle aspetti tecnici di progresso di tipo tecnologico e scientifico, ma può essere visto come l'ultimo capitolo di questa storia che è iniziata 10.000 anni fa con la nascita dell'agricoltura, solo che un po' alla volta si è passati da funzioni, come posso dire, più materiali del corpo umano, più fisiche, più corporali, più legate alle nostre capacità motorie, via via a funzioni mentali. E proprio aver messo un pezzo del cervello fuori di noi ci ha permesso di misurare, di studiare meglio il cervello che è in noi, perché abbiamo un sistema di riferimento che prima non avevamo. E attraverso la scoperta di questi sistemi e lo studio di questi sistemi artificiali abbiamo conosciuto la forza, ma soprattutto i limiti del nostro sistema naturale. E quindi in certo qual modo questa è una storia molto lunga che è arrivata a questo stadio, e credo che questo sia il modo per inquadrare qui dentro questa interessantissima pezzo secolare di una storia di un'azienda il problema che da un lato ha costituito l'oggetto dei miei studi, ancora adesso per la verità non sono completamente in pensione, e la storia che adesso ci verrà raccontata dal collega di Padova, che costituisce l'ultima fase di questo processo che sinteticamente vi ho raccontato collegandolo alla mostra in cui noi siamo oggi ospiti. Grazie. Sì, grazie. 30 secondi di tempi tecnici per collegare, per fare il cambio di computer. Magari mi siedo lì. Grazie. Vedete, questo è un esempio della scissione di cui vi ho parlato. Sì, lui deve venire a patti con la sua macchina. E la macchina vince, è chiaro. E la macchina ha una sua certa autonomia, quindi... Infatti macchina è femminile, perché noi ci chiniamo sempre di fronte alle donne, giusto? Allora, grazie, speriamo che la macchina in questo caso ci agevoli, vediamo... Forse perché c'è il... guarda, magari metto il duplicate, tipo. Vediamo. La macchina, vedete, il progresso apparente che così non è, giusto? Colpa mia, perché invece di usare la macchina dell'organizzazione ho chiesto di usare la mia, perché ho un filmato che spero che però vi ripaghi di questo minuto di riflessione dopo le parole di Paolo, e spero che il filmato valga la pena per questo minuto extra, se no possiamo usare l'altro e saltiamo il filmato. No, se riesci benissimo.
Uno dei problemi molto studiati è il libero arbitrio delle macchine, cioè quanta autonomia c'è in una macchina. Guarda, avete visto molti film di fantascienza in cui per l'appunto le macchine a un certo punto funzionano per conto loro. Però in maniera molto meno drammatica, questo è un esempio di necessità, di difficoltà di coordinamento. Vediamo l'altro. Vabbè, dai. È meno drammatico dell'origine di questo problema, perché l'origine di questo problema è al fine Settecento. L'astronomo reale di Londra, molto importante perché allora attraverso l'astronomia si facevano tutte le rotte che permettevano all'impero britannico di sopravvivere, questo astronomo reale licenzia Kinnenbrucco, suo assistente, perché non sapeva che il sistema complesso con cui misuravano i transiti, che era fatto da un, come vi accennavo prima, da qualcosa che si vedeva dentro un telescopio, qualcosa che si ascoltava per coordinare lo spazio-tempo, funzionava in maniera tale che c'era un ritardo sistematico di 200 millisecondi tra lui, che era l'astronomo reale, importantissimo, il Lord, e l'assistente Kinnenbrucco. E imputa questa differenza non alla differenza tra i due organismi, ma alla sbadataggine di Kinnenbrucco. Kinnenbrucco aveva un posto così importante, assistente all'astronomo leale Lord Maskelyne, che è una storia un po' tragica, torna al suo paesello e poi muore a 31 anni, disperato, perché lui faceva meglio possibile, come cercano di fare loro, ma però il suo meglio possibile era sistematicamente con 200-250 millisecondi di ritardo rispetto al capo. In tutti i manuali di storia delle scienze cognitive c'è questo episodio, perché qui nasce per la prima volta la differenza tra l'uomo come sistema naturale e le macchine. Erano delle macchine primitive, dei metronomi, dei telescopi. Ciò nonostante erano già abbastanza sofisticate per creare una differenza sistematica tra la rilevazione dei transiti dei corpi celesti fatte da Lord Maskelyne, che andava di rado perché la Lord era capo, e questo assistente Kinnenbrucco, che a sua volta aveva un posto importante e coordinava altri osservatori. In questa data 200 anni fa c'è l'inizio del rapporto tra l'uomo e le macchine. È una storia anche tragica, che forse anche per questo è passata, è diventata molto celebre. Poi 20 anni dopo un astronomo tedesco, Bessel, molto importante, molto più scientificamente, rileva tutti i transiti di tutti i centri astronomici della Germania, era importante per l'astronomia, e si accorge che tutti avevano delle differenze, che nessuno rilevava esattamente il tempo uguale, nello stesso modo degli altri, che c'erano dei ritardi sistematici. E lì nasce il problema del rapporto tra l'uomo e la macchina. Poi inventano la fotografia alla fine dell'Ottocento e questo problema viene superato. L'uomo è sostituito da dei sistemi di rilevazione automatici come oggi sono i satelliti. Piccola introduzione al problema. Grazie. Allora, grazie. Anzitutto, scusate, perché di solito queste cose non succedono, nel senso che... Non è vero. Succede, no, perlomeno a me non succede. Nel senso, però c'è una soluzione... Ah, c'è una soluzione di backup, infatti avevamo copiato i file su un altro computer, ma il filmato che volevo farvi vedere non corre su questo computer, vabbè, però insomma... vedrete, spero che ne valga lo stesso la pena. Allora, la frase che mi colpisce di più, una delle frasi che, sapete, ci sono delle frasi a cui siamo affezionati nella vita. Io sono affezionato a questa frase: meno internet più cabernet, detta alla veneta, o meno internet più cabernet, ok? Allora, quello di cui vi voglio parlare brevemente è una micro storia in 20 minuti, quello che è, ok, 25, taglierò qualche cosa, parlandovi di come siamo arrivati da cose come Google, passando attraverso Facebook, al gatto di casa nostra. Okay? Anche se sembra un viaggio un po' strano, ve ne parlerò. Talmente ossessionato da questa frase che ci ho scritto un libro, spingendo per avere questo titolo, contrariamente a quelli del marketing che hanno detto un saggio scientifico con titolo meno internet più cabernet. Ok, per cui quelli di Rizzoli si sono rizzati i capelli, alla fine hanno ceduto.
Ok. Allora, di cosa vi voglio parlare per cui? Una cosa strana che è un po' lo sdoppiamento della nostra società che c'è stato, per cui vedremo come ci sono vari percorsi che sembrano diversi, no? Cioè sembra che una parte dell'umanità vada di qua, un'altra di là, e però alla fine si ricongiungono in certi punti. Meno internet, più cavernet, prima premessa, no? Chi non sa bene il senso di questa frase magari, no, pensa subito a quello che Oliviero Toscani, fotografo, ha già pensato di noi, lanciando l'anatema, no? I veneti sono un popolo di ubriaconi, alcolizzati atavici, i nonni, i padri e le madri. Poveretti veneti, non è colpa loro se uno nasce in quel posto, è un destino. Okay, basta sentire l'accento veneto, dobbiamo anche alcolizzati da ombretta di vino. Okay, allora, no, non è, o meglio, sì, forse hai anche ragione, per carità, parlando da veneto, però non è questo il senso di questa frase. Mi ha sempre colpito, perché vedete, anche internazionale, vedete, ci sono t-shirt che, no, questa è negli Stati Uniti, less internet, more cabernet, un quadro in Spagna, meno of internet, más cabernet. Okay? Per cui è internazionale, si trova, no, in vari posti della nostra vita, scritta sui muri, ma ha sempre dato un po' il senso di quelle cose, un po' i moti carbonari, no, se ricordate. Cioè qualcuno che dice è tutto sbagliato lì fuori, perché quello che conta veramente è meno internet più cabernet. Allora, qual è il senso di questa cosa? Il senso del moto carbonaro è: attenzione, è tutto sbagliato. Cioè il nostro mondo tecnologico, no, con internet, la virtualità, no, è sbagliato, perché magari quello che conta veramente nella vita sono altre cose, no? È il cabernet, magari la vita vera, forse è tutto sbagliato, per cui mi dava questa sensazione. Dall'altro lato c'è chi dice no, guardate che è la tecnologia che ci rende migliori, no? Adesso i telefonini, no? Tutto, insomma. Per cui chi è che ha ragione veramente, no? Tra queste due, tra quelli dei moti carbonari che scrivono queste cose oppure quelli che dicono la tecnologia salva il mondo. Beh, vediamo, no? Brevemente chi è che ha ragione, se questi sono veri moti carbonari oppure no. Allora, cominciamo a partire in questo viaggio, solo per esempio per menzionarvi che le stesse cose però possono apparire diverse a seconda di chi le guarda. Ci sono delle popolazioni nel mondo che non hanno mai visto il ghiaccio, per cui se gli presentiamo del ghiaccio, loro non hanno idea del fatto che si tratti di acqua, che per loro è una cosa nuova, una cosa diversa. Però guardando dal giusto punto di vista, noi che possiamo vedere queste cose da altri punti di vista, sappiamo che ghiaccio e acqua sono la stessa cosa, giusto? Allora, molte cose della nostra società, inclusa la tecnologia, possono sembrare diverse tra loro, però guardandole con giusto paio di occhiali sono esattamente la stessa cosa, ok? Per esempio, vabbè, questo lo salto, scusate, perché non abbiamo tempo, per esempio cominciamo a parlare di Google, no? E vediamo come si arriva al gatto di casa nostra, partendo per un percorso. Allora, Google, tutti sapete cos'è? Sapete che Google a un certo momento ha cominciato a governare il mondo di internet, anche il nostro mondo reale. Per cui arriva questa super armata di Google e conquista tutto, no? I conquistadores, i re di internet, i re del mondo. È anche normale, no? Uno dice Google funziona bene, è utile. Però poi arriva quest'altra cosetta qui, Facebook. E Facebook in realtà, cioè, se ci pensate, è una cosa proprio stupida. Cioè Google uno può capirlo, no? Google è un motore di ricerca sofisticato, deve cercare in miliardi di pagine, capire quello che noi vogliamo e ci dà la risposta, come l'oracolo divino. Ma cos'è Facebook? Cioè Facebook è un posto dove uno scrive quello che vuole e gli altri lo leggono. Non c'è nulla di sofisticato in Facebook, eh? Cioè dal punto di vista dell'idea che c'è dietro è una cosa stupida, tant'è che c'erano anche altri sistemi che facevano cose simili. Per cui la morale, vista da un punto di vista della ragionevolezza, è contro re Google. Arriva questo sistema Facebook dove uno scrive quattro stupidate, tra virgolette, gli amici le leggono, ma è chiaro che perderà, no? Contro il re di Google. Invece quello che è successo, ed è una delle date importanti che scandiscono il nostro progresso o regresso tecnologico, è che nel 2010 Facebook sorpassa Google. Okay. Cioè il re è stato spodestato, il re è nudo. Un sistema così stupido, banale, dai, quattro chiacchiere, quattro ciacole in termine tecnico veneto, no? In compagnia sorpassa Google, il re di internet, no? Quello che ci dà le risposte, la divinità, ma lo sorpassa non di poco, in
maniera schiacciante. Okay? Per darvi un'idea del tempo, no? Il tempo è la risorsa giusta, no? Quella che noi, cioè, cosa che misura il successo di qualcosa su internet? Il tempo che riesce a prenderci, no? Ecco, guardate quanto tempo Facebook prende rispetto a Google, per esempio. 53 a 12, cioè schiaccia e distrugge, ok, Google. E uno dice, ma perché questo? Ma dove, qual è il senso di questa cosa? Come mai, no? Beh, allora, uno potrebbe fare un po' di autoriflessione psicologica, no? Chiedere alle persone, ma voi perché usate Facebook? Cioè, cos'è che ci trovate veramente? È stato chiesto e il giudizio delle persone, no? Ma lo so che sto perdendo tempo su Facebook. Lo so, me ne rendo conto, però lo uso. Ok, allora gli indizi c'erano già, adesso capiamo perché. Gli indizi c'erano già e erano già dentro Google, a saperli guardare bene. Per esempio, se uno un po' di anni fa cercava su Google Lord Byron, filosofo, scrittore, poeta, eccetera, aveva come risposta questa da Google, in un certo periodo storico. Ok. E qui da Lord Byron, chiedendo a Google, senti, mi dai informazioni su Lord Byron? Apparivano informazioni su questa cosa qui. La partita di calcio della nazionale italiana, in Corea. Di cui vedete Totti, no? Molto contento di quello che stava succedendo. Okay. E qui Google, perché Google scambia un letterato e ci dà informazioni su una partita di calcio? Okay? Perché stava succedendo qualcosa, gli indizi c'erano già, c'erano delle pulsioni sociali che avevano smosso il pensiero internet e avevano fatto arrivare questo strano pensiero, questa influenza del calcio, in un mondo che non gli apparteneva, per cui per tutto il mondo questo era Lord Byron. In un altro periodo storico questa era la risposta a chi è Lord Byron. Ora uno può dire complimenti agli algoritmi e all'intelligenza artificiale, perché è una bella presenza, però c'è ben poco che apparentemente correla Lord Byron con questa bellissima signorina. Di nuovo c'era un pensiero sociale che aveva smosso i pensieri di Google e aveva corrotto questa mente, no, collettiva che poi ci dà le risposte. Non mi spiego i motivi, ma erano questa contaminazione sociale di Google. Okay? E soprattutto succede qualcosa. Nel 2004 c'è un segnale importante, ok? Accade qualche cosa che adesso cerco di lanciare con un altro filmato, sperando che questa volta Dio ce la mandi buona, ok? Allora, se no chiedo assistenza ai nostri esimi colleghi, ma vediamo se riusciamo. Lanciamo questo filmato, se poi ci sono problemi, vi mostro solo questo perché merita. Questo filmato dura poco, apparentemente sarà strano, uno strano filmato, ma vi chiedo la pazienza perché è un filmato che ha di nuovo cambiato il corso della storia a suo modo. Okay. Vediamo se si sente l'audio, se si riesce a sentire l'audio, sarebbe essenziale, perché senza audio non capite che cosa sta succedendo qui. E sembra una stupidata. Sembra una stupidata. Riusciamo a far sentire l'audio? Forse? Magari c'è il mute da qualche altra parte? No, non riusciamo a far sentire. Staccando l'audio. Tutto schermo, ok? 2004. Voltate pazienza. Haiduc și te rog, iubirea mea primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat beat și sunt voinic
dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tăi mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tăi mi-amintesc de ochii tăi, ei. Te sun, să-ți spun ce simt acum. Musichette sotto, non c'entra la musichetta sottofondo, è un altro video che sta girando in sottofondo, ok? Allora, perché vi abbiamo mostrato questo? Anzitutto, che sensazione avete? Bella sensazione, magari, eh? Non ti sembra normale il ragazzo? Vabbè, questa è l'altra sensazione. Però, cioè, vabbè, vi sentite allegri oppure depressi, no? Un po' strano, come se ci avessero arrotolato qualcosa, un po' strano come sensazione, no? Ma perché questa cosa qui, che è un po' strana, però è abbastanza allegra, no? Venerdì sera, poi forse. Ve l'ho mostrata perché, che cos'è questo? È il primo video virale della storia dell'umanità, ok? Cioè, il primo video che diventa virale perché tutti improvvisamente cominciano a condividerlo. Non c'era neanche YouTube all'epoca, per cui diventa virale pure senza YouTube, ok? E uno dice, ok, ma con tutte le cose importanti che ci sono al mondo, no? Significative, e questo è il primo video che diventa virale, cioè che l'umanità degna di attenzione al massimo grado. Ma qualcosa forse, no? Qualcosa è andato storto oppure no? E quello è lo stesso principio che poi ha reso Facebook un sistema così di successo, sbaragliando Google, ok? Perché se pensate bene a che cos'è Facebook, cos'è Facebook? Cioè un sistema sociale dove uno entra dentro e condivide, no, i propri pensieri, no? È una specie di super grande fratello su internet, se ci pensate. Ora, il grande fratello, anche questo, uno, qual è il giudizio critico sul grande fratello? Ma lo sappiamo, basta guardare, c'è stato un giudizio da parte di tutti i critici TV appena è uscito il programma del grande fratello. E il giudizio unanime di tutti i critici TV è stato, beh, la più grossa stupidata del mondo. Perché dai, ma chi sarà mai interessato a quattro sconosciuti, quattro stupidotti, che stanno dentro una casa a farsi gli affari loro, e io dovrei stare in TV, con tutto quello che posso guardarmi, film, documentari, a guardare quattro stupidi dentro casa che si fanno gli affari loro. Ma dai, non lo guarderà nessuno. Sarà un fallimento completo. E infatti uno dei più grandi successi della storia televisiva. Non solo in Italia, in quasi tutto il mondo. Allora, qualcosa significa questa cosa. Pensate a un grande fratello dove invece di sconosciuti ci sono persone che conosciamo. Non sarebbe ancora più allettante? Ed è il principio che sta dietro Facebook, ok? Allora, sono stati fatti studi su queste cose e ci sono delle pulsioni che guidano le persone più o meno. Queste sono le pulsioni che ci guidano dentro Facebook. Per cui cos'è che ci spinge a usare Facebook? Varie pulsioni, ma vedete che ce n'è una, quella linea verde, che vince alla grande su tutte. Allora, sapete cos'è quella linea verde? Quella linea verde lì è il guardare le fotine degli altri. Ok? Per cui le persone, quando usano questi sistemi sociali, non è che leggono l'informazione, ok? Cioè, vado su Facebook perché voglio leggere quello che ha da dire qualcos'altro, l'amico dell'amico. No, vanno su Facebook per sbirciare dal buco della serratura e guardare le fotine. Cioè, questo è il sistema sociale che ha vinto e che è il più grande successo planetario di internet, ok? Sbirciare dalla serratura le fotine degli altri. E per cui, da questa cosa qui si è cominciati a studiare, no? Ma come mai le persone, no, guardano queste fotine, poi le condividono, filmati e così via, no? Com'è che, perché succede questa cosa? E si è capito cos'è che attiva questa viralità, questa voglia irrefrenabile di condivisione, ok? Allora, la chiave, sorprendentemente, non è quello che scrivo o quello che mostro, cioè non è il contenuto, ma è l'emozione che mi suscita la cosa che sto vedendo, ok? Per cui il contenuto è in serie B, è l'emozione che suscita la cosa che va in serie A,
che per quello anche cose senza vera informazione, il video del ragazzino di prima che non ha un vero contenuto, cos'è che ci ha lasciato a livello informativo? Niente, però ci ha dato delle emozioni, quelle sono le cose che lanciano la viralità, ok? E si è visto anche che cosa? Che le emozioni positive accendono la viralità molto più di quelle negative che tendono a smorzarla. Okay. È il motivo per cui, per esempio, su Facebook, in tutti i sistemi sociali, quasi tutti, quelli di successo, non c'è un pollice verso, c'è solo il like, il pollice in su, perché devo promuovere la viralità, l'espansione, no? Il coinvolgimento delle persone. Invece il pollice verso, non mi piace, crea negatività e blocca la propagazione dell'informazione, per cui blocca il principio del sistema sociale che si basa sul condividere le cose. Ok? Per cui non c'è un pollice verso nei sistemi sociali, ma c'è solo il like, se ci pensate. E non lo metteranno mai, si è discusso se metterlo, ma non lo metteranno perché blocca la viralità. E queste sono le emozioni, che rendono l'informazione virale. Vedete, citazione, affetto, speranza, gioia, piacere. Saliamo nella top 10, delizia, felicità. E qual è il podio? Sorpresa, al terzo posto, la sorpresa. L'interesse e al numero uno il divertimento, il bambino dentro di noi che finalmente torna a galla, si diverte. Questo è quello che ci attira veramente, ok? Divertimento, interesse e sorpresa. Il bimbo dentro di noi che non è mai morto, è sempre lì, aspettava solo di uscire, ok? È il più grande successo planetario, il nostro tempo lo dedichiamo a queste cose. E propaghiamo l'informazione. Quel video che vi ho mostrato è stato visto oltre 700 milioni di volte. Ok? Poi non vi mostro perché non abbiamo tempo quello che è successo, avrei un altro video ma non c'è tempo. Poi le persone hanno ripreso quel video e hanno fatto la loro versione, per cui ripropagandolo alla loro maniera, diventando anche protagonisti nella propagazione, in questa grande danza che è stata la prima danza collettiva dell'umanità, ok? Solitaria ma collettiva, il paradosso, solitaria, io sono da solo davanti a una webcam, però è collettiva perché danzo con il resto del mondo, ok? E poi si è anche visto che ci sono emozioni da evitare, vi mostro solo le prime tre: colpevolezza, disprezzo, vergogna. E questo vale anche in altri contesti, è universale. Se io discuto con qualcuno e provoco questi sentimenti, beh, non sono belle sensazioni, sono le emozioni da evitare a tutti i costi. Okay? E questo ha dato luogo allo studio non tanto dei contenuti, ma dei nostri sentimenti, anche se sembra un po' paradossale, no? Analizzare i nostri sentimenti dal punto di vista scientifico. No, cuore, no, e macchina, due cose apparentemente opposte. E ci sono progressi clamorosi su tutti i vari gradi fini di emozione che noi siamo in grado di percepire e come poi queste cose ci fanno agire su internet, oppure comprare qualcosa o non comprare e così via. Okay. Vi mostro solo questo esempio. Questo esempio qui, allora, tutti avete riconosciuto il signore alla vostra sinistra, Obama. Però lo conoscete veramente, Obama? Cioè, guardate che Obama ha una cosa molto strana. Cioè, adesso lo dico, no? Obama, non so se ve ne siete accorti, forse sì, ma forse no, Obama è negro. O meglio, è di colore, sarebbe il termine politicamente corretto, ma guardate che è un negro. Ed è stato eletto presidente degli Stati Uniti. Uno di colore è stato eletto presidente degli Stati Uniti. In un periodo in cui, tra l'altro, Obama, con un cognome non tipicamente americano, no? Che suonava anche simile a Osama Bin Laden, cioè uno che chiaramente non ha origini americane, insomma non è proprio un americano doc, figlio dei padri pellegrini, e di colore, che è stato eletto come presidente degli Stati Uniti. E uno si dice, ma com'è possibile questa cosa? Cioè, gli americani sono tutti daltonici, oppure è successo qualcosa. Qualcosa è successo, guardate cosa è successo, perché Obama era in competizione con quell'altro signore lì, Mitt Romney. E guardatelo, quello è il presidente degli Stati Uniti giusto, perché guardate, ha la classica faccia da americano, Mitt Romney, cognome americano, veloce, discendenze americane tracciabili, è quello il presidente giusto, mica quello di sinistra, eppure vince quello di sinistra. E perché vince quello di sinistra? Perché per la prima volta nella storia, guardate cosa è successo, Obama è la striscetta blu e Mitt Romney è la striscia verde. All'inizio è chiaro,
questo è il gradimento dei candidati. Sono tutti d'accordo, non c'è storia, e deve vincere il presidente americano, dai, non vincere mica uno di colore con un cognome ambiguo. Però poi, per la prima volta nella storia, Obama cosa fa? Ha un team di persone che sanno sfruttare le potenzialità del mondo internet e del web. Okay? Per la prima volta nella storia cominciano a sfruttare i canali web per parlare e suscitare emozioni nelle persone. E se la giocano talmente bene, come vedete, che a un certo momento ritornano quasi alla pari e poi alla fine riescono ad avere il rush finale, la spinta finale per superare il traguardo. Ed ecco il primo presidente della storia degli Stati Uniti di colore. Per la prima volta sfruttando le potenzialità del mondo internet e del web, sfruttandole nel modo giusto, con le emozioni, non c'è tempo per mostrarlo, ma questi veramente hanno saputo fare, toccando le corde emozionali delle persone, non il contenuto, le corde emozionali delle persone, ok? Vabbè, queste sono le lotte che ci sono state, solo per dirvi che anche ora, minuto dopo minuto, ci sono queste lotte su internet per prodotti commerciali, per politici, e ci sono lotte e controlotte a noi invisibili di persone che cercano di attivare le sfere emozionali. E la lezione però è stata imparata. Quando poi è arrivata questa sfida, Trump non si è lasciato cogliere impreparato e ha sfruttato molto bene le corde emozionali delle persone usando la propagazione su internet, che è il vero motivo per cui si riescono a raggiungere le masse. Ok? Allora, morale, tutte queste cose hanno una morale più profonda, cioè il tipo di struttura che noi stiamo creando, cerco di concludere brevemente, il tipo di struttura che stiamo creando, uno può dire, ok, queste strutture sociali, no? Questa propagazione virale, questo sentirsi parte di un mondo con gli altri su internet, anche se non ci siamo mai visti, possiamo dire qualcosa di più? Sì che possiamo dire qualcosa di più. Si è visto per esempio che le stesse strutture che si creano dentro Facebook, dentro i sistemi sociali, sono uguali, col giusto paio di occhiali, come acqua e ghiaccio, ad altre strutture che si trovano nel nostro mondo. La struttura della rete internet, che qui, ma proprio la rete internet è quella fisica, con i cavi e i computer. La struttura fisica della rete internet che noi abbiamo costruito è simile a quella del sistema sociale delle amicizie delle persone su Facebook. Ok? Gli scambi commerciali fra nazioni tendono a replicare questo tipo di strutture, anche se chiaramente non c'è un direttore d'orchestra qui, sono tutte cose che naturalmente evolvono. Le città, perché certe parti della città sono più ricche culturalmente di altre? Perché le persone preferiscono certe parti? Vabbè, magari perché certe parti sono pedonali o no, ma veramente qual è il motivo per cui a un certo incrocio ci sono più persone al bar e di là meno? Beh, guardando dal punto di vista la città, guardandola dal punto di vista di questi sistemi sociali, è un sistema sociale e analizzandole per bene si vede che ci sono delle zone che sono virali, nel senso che abbiamo visto prima, ok? Cioè ci sono gli stessi principi che governano anche come noi ci posizioniamo e come interagiamo con le città. Pure il calcio segue gli stessi principi. Le squadre di calcio che vincono sono dei piccoli sistemi sociali con 11 persone che si scambiano bene l'informazione virale, che è la palla praticamente, seguendo però le stesse regole. La squadra che vince è quella che è più social, tra virgolette, ok? E allora, tornando al gatto, ok, qui ci sarebbe qualche filmato, ma il tempo non c'è, queste strutture ci sono dappertutto. Dentro gli occhi dei nostri gatti c'è la stessa struttura sociale, si è visto, dei sistemi di tipo Facebook, ok? Il sistema neurale dell'occhio di ogni gatto è simile alla struttura delle amicizie di Facebook, ok? Per cui ogni volta che noi guardiamo il nostro gatto negli occhi, o il gatto di un vicino, lì c'è un piccolo Facebook che ci sta guardando, no? E che ci sta dicendo, guarda che forse c'è qualcosa di più in tutto questo, ok? Allora, questo qualcosa di più c'è, vedete che razza di struttura si crea ed è simile alla propagazione dell'informazione. Avevo qualche video, ma non c'è tempo, ok? Allora, tutte queste cose che sembrano diverse, no? Facebook, pezzi di realtà, occhi di gatto, Google, scambi commerciali, sono, in realtà si è visto la stessa identica cosa. Ok, la stessa cosa, come acqua e ghiaccio, però vedendo col giusto paio di occhiali sono la stessa cosa. E allora uno potrebbe dire, ultimissimo filmato e poi vi lascio, okay. Chiedo assistenza ai nostri benamati tecnici e mi scuso per averli fatti sudare, filmato B,
per cortesia, qual è, che razza di struttura ideale seguono tutte queste cose, no? Cioè Facebook diventa sempre più grande, tutte queste strutture diventano grandi. B come Bologna, grazie. Tutte queste strutture diventano sempre più grandi, B solo, non B2, B1, grazie. Questo è un pezzo di questa struttura, tra l'altro, vedete che razza di struttura pazzesca, ok? Le nostre strutture stanno tendendo a quel tipo di struttura lì, tridimensionale, super collegata, super efficiente, super virale, ok? Questa struttura super virale. Synapses being the connection sites between neurons. Through these dendritic trees, axons and synapses information can be sent between neurons by means of chemical and electric. Questa struttura super virale a cui stiamo tendendo, si è visto che c'è una struttura che è già l'ideale, la struttura migliore del mondo, la struttura super virale migliore che c'è, a cui tutte queste altre strutture stanno tendendo. Okay, per cui il Facebook che noi stiamo costruendo, tutte le nostre relazioni sociali, tutti gli scambi commerciali, eccetera, tendono a imitare in piccolo questa cosa qui, questa che è la più grande struttura super virale, la più efficiente che sia mai stata scoperta. Allora vedete che razza di strana struttura è? Si tratta del nostro cervello. Okay. Il nostro cervello è talmente virale e super connesso che dentro di sé ci sono milioni di Facebook, milioni di reti, milioni di occhi di gatto. Okay. È una super rete, la più efficiente possibile, e la cosa bella si è visto è che tutte queste piccole reti che noi cerchiamo di costruire imitano il nostro cervello, ok? Solo che il nostro cervello è molto più grande, perché sapete qual è la grandezza delle connessioni nel nostro cervello? Cioè se noi srotolassimo, non è bello da dire, ma se srotolassimo il nostro cervello, sapete quanto lunghe sono le connessioni tra neurone, 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 dalla Terra alla Luna e viceversa, ok? Cioè srotolando il nostro cervello si arriva alla Luna. Allora, anche se non è molto bello da dire, pensate, siete lì romanticamente con la vostra compagna o compagno e potete dirgli, sai caro, se srotolassimo il nostro cervello toccheremo la Luna. Okay. O vi guarda per pazzo, poi vi dice tu hai capito veramente tutto. E la morale qual è? C'è tutto già qui dentro. Per cui se vogliamo veramente progredire, tutto il progresso che stiamo costruendo attorno, in realtà era già dentro la nostra testa, solo che il problema è che dobbiamo saperla magari mettere in azione e saperla fare funzionare. Ma presente, passato, futuro sono già tutti qui dentro nella struttura più bella, più complessa e più efficiente che il nostro mondo ci abbia mai dato. Grazie. Bene, grazie. Allora, abbiamo sentito dei discorsi molto interessanti su ciò che è accaduto. Io sono qui per raccontarvi invece cosa vediamo noi come nuova ulteriore evoluzione. Dal punto di vista dei servizi mobili arriva la quinta rivoluzione per quanto riguarda le comunicazioni mobili. Giusto per fare un attimo di storia, le comunicazioni mobili nascono nel 1982. Nell'82 l'unica funzione di un dispositivo mobile era di fare una telefonata, quindi si trattava semplicemente di fare in mobilità quello che fino allora si faceva solo da casa attaccati a un filo. Tenete presente che all'epoca un apparecchio costava come un'automobile, una Panda e un apparecchio mobile avevano lo stesso prezzo e un apparecchio pesava dai 5 ai 10 kg. Dopo 10 anni, nel 92, avviene la seconda generazione di telefonia mobile. Comincia a esserci qualcosa in più. Alla voce si aggiunge la possibilità di fare SMS, che anche qui all'epoca sembrava una banalità, ma inizialmente fu un successo clamoroso. Nel 92 si comincia anche ad avere un minimo di utilizzo di email. Si comincia ad avere, ma era ancora molto limitata. Si poteva avere anche internet, ma i dispositivi all'epoca non è che consentissero di fare chissà che. Nel 2001 arriva la terza generazione per quanto riguarda la telefonia mobile.
Allora comincia l'apparecchio a non essere più solo un dispositivo per fare delle telefonate, conversazione, parlare con gli altri, ma diventa sempre più invasivo il mondo che ruota attorno a internet. Comincia ad essere veramente intensivo l'uso di email, le foto, cominciano ad apparire le app, comincia ad esserci qualche video. Nel 2011 la quarta generazione di comunicazioni mobili, quella che stiamo fondamentalmente usando anche oggi. Comincia ad essere veramente pervasivo internet anche in mobilità, cominciano ad esserci video effettivamente fruibili e comincia ad esserci un utilizzo di internet e una possibilità di scaricare e vedere dati assolutamente paragonabile alla rete fissa. Adesso, nel 2018, sta per arrivare un'ulteriore rivoluzione su quello che è il mondo del mobile. Si tratta del 5G. A questo punto si apre uno scenario che è fondamentalmente diverso dai precedenti. Per quanto riguarda i video, per dire, potremo avere video HD, ma ci saranno soprattutto molti impatti che vanno al di là dell'uso personale. Se fino al 2000, alla generazione 4G, l'evoluzione delle comunicazioni mobili era un fatto che riguardava principalmente aziende di telecomunicazioni e costruttori di apparecchi, il 5G porterà a un intreccio di interessi molto più ampio. Andrà nel mondo dell'industria, nel mondo della pubblica amministrazione, perché andrà a toccare tutta una serie di settori che oggi non erano così pervasivamente toccati. Perché succede questo? Giusto, semplicemente, senza parlare di tecnologia, cosa porta la quinta generazione di comunicazioni mobili? Aumenta la velocità, cominciamo ad avere una velocità 20 volte più veloce dell'attuale. Già oggi chi usa uno smartphone a livello di navigazione internet e video, già la velocità che ha oggi è assolutamente buona. Provate a immaginare 20 volte di più. Un altro fatto importante sarà la latenza, cioè il ritardo che c'è tra il momento in cui io, un dispositivo, mando un comando e questo viene recepito e restituisce una risposta. Il 5G è da 5 a 20 volte più reattivo del 4G, quindi vuol dire minore latenza, minore ritardo nei comandi. Parlo di comandi perché quando si parla di comandi si comincia ad andare anche dentro gli stabilimenti produttivi. In più, altra cosa importante è il numero di connessioni contemporanee che riesco a gestire nello stesso spazio. Il 5G riesce a gestire nello stesso chilometro quadrato coperto dal 4G 10 volte i dispositivi che avevo prima. Già da un po' di anni si parla di internet delle cose, quindi non solo persone connesse tra di loro, ma veramente con questa tecnologia può decollare quello che è il mondo delle cose. Per riepilogare, senza sempre entrare nel tecnico, ci sono altri aspetti che sono importanti e che introducono questa tecnologia. La velocità, l'ho già detto, la massima copertura sempre, nel senso che ho la possibilità di gestire quelle che sono oggi delle antenne fisse in modalità mobile, quindi riuscire anche a gestire la copertura in momenti diversi. Latenze ridotte, l'ho già detto. Le celle saranno molto più piccole di quelle che sono oggi, quindi questo consente da un lato di avere più dispositivi, più precisione, tracciabilità di oggetti. Durata delle batterie: nel momento in cui riesco a avere zone più piccole e necessità di segnali più bassi per connettermi, posso avere dei dispositivi che consumano meno energia. Se consumano meno energia, possono sopravvivere anche con una batteria. Quindi quando parlo di oggetti connessi, posso avere delle situazioni in cui installato un sensore per 10 anni, senza andare a fare un intervento per sostituirle, continuerò ad avere delle informazioni su quell'oggetto. Il fatto di avere una numerosità maggiore, l'abbiamo già detto, e una cosa che il termine tecnico è questo, e me ne scuso, ma è giusto anche per conoscerlo, c'è la possibilità di fare lo slicing. Cioè, se oggi la rete pubblica 4G è un qualcosa di diffuso e tutti accedono,
Con il 5G sarà possibile sezionare la rete, creare reti private, creare reti differenziate, reti dove per un cliente vado a garantire una latenza più bassa, per un altro cliente vado a garantire una maggiore velocità. Il fatto questo consente di avere livelli di servizio diversi su componenti diverse per esigenze diverse. Un oggetto connesso che invia un dato una volta al mese non ha bisogno di una grossa velocità e quindi sarà su un canale più lento. Se una macchina che si muove comandata con guida autonoma, con un'intelligenza dislocata altrove, non può avere una latenza elevata e quindi sarà su un canale dove la latenza è molto bassa. Quindi, cosa immaginiamo che succederà? Cosa vediamo come impatti concreti su quello che è la vita di ogni giorno? Ovviamente sono tutte cose che si stanno cominciando a sperimentare, alcune sono già in campo. Il futuro ci dirà quali avranno avuto successo e quali saranno fallite. Sicuramente abbiamo un concetto che il 5G può essere paragonabile a quello che oggi è un collegamento in fibra e ci consente di svincolarci però da un collegamento fisso. Avremo dunque il fatto che quello che viene sempre citato come domotica e quindi possibilità di avere edifici connessi, edifici in cui vado a rilevare i vari parametri, temperatura, umidità e quindi riuscire a consumare meno energie perché riesco a monitorarli, eccetera, dovrebbe prendere piedi più diffusamente di quanto si sia fatto fino ad oggi. Ci immaginiamo tutto un sistema di sensori piuttosto che di droni che possano garantire una maggior sicurezza. Questo si può fare anche oggi. Quello che cambierà col 5G è il fatto di avere una numerosità elevatissima e quindi avere il sensore che mi rileva il traffico, il sensore che mi rivela l'inquinamento, il sensore che mi rivela se si rompe un tubo e tutto quello che può servire. Si aprono orizzonti per quella che è la guida autonoma. Al di là dell'immaginario delle auto che circolano per le strade autonomamente, questo non lo so quando accadrà, però ci sono già progetti concreti dove nell'ambito di uno stabilimento produttivo non c'è più un operatore che con il muletto sposta le merci, ma a questo punto ci sono dei mezzi che circolano nella fabbrica da soli. Ci sono già situazioni in cui questo avviene. Questo avviene perché con il 5G è possibile anche installare all'interno di un edificio una rete privata. Quindi stiamo già facendo delle sperimentazioni in questo senso. Ovviamente ci sarà qualcuno che avrà l'idea vincente come Facebook o come Google prima, per cui anche nella vita privata, nell'uso personale, riuscirà a fare il successo di questo nuovo periodo. Al momento ancora non si intravede l'idea vincente, ma sicuramente prima o poi arriverà. Giusto per fare una carrellata a livello di utilizzi che si potranno fare, ma che già oggi si possono fare. Al di là dei media, realtà virtuale, realtà aumentata, cioè stiamo già facendo con alcune aziende delle sperimentazioni che poi sono quasi operative, per cui chi opera per motivi di sicurezza, per motivi di competenze tecniche molto elevate, ha dei visori per cui è in contatto con qualcun altro piuttosto che una guida automatica che lo guida in certe operazioni. Abbiamo già in corso in una città del sud il porto smart. Sono state individuate tutta una serie di cose che possono essere gestite in questo modo, al di là di un maggior coordinamento tra navi che arrivano, chi deve spostare il materiale, eccetera. Ci possono essere anche zone in cui per sicurezza non deve circolare qualcuno e vengono monitorate, vengono arrestati i macchinari se qualcuno per errore si porta in quel posto. Le smart city con il comune di Verona, per esempio, abbiamo già siglato un accordo, stiamo cominciando a sviluppare alcuni progetti che vanno
per esempio al bus intelligente. Il bus intelligente, al di là di essere connesso e di trasmettere tutta una serie di informazioni sul suo percorso, sull'affollamento, sulla necessità di rafforzare la corsa, è anche un sensore che gira per la città e nei vari settori della pubblica amministrazione passa le informazioni di una strada da sistemare, di un incidente, di un ingorgo, e quindi diventa qualcosa che dà un maggior numero di informazioni a chi gestisce la città. Nell'agricoltura non abbiamo ancora progetti esecutivi, ma aziende con cui ci siamo seduti al tavolo e abbiamo cominciato a ragionare su cosa si potrebbe fare, ci sono, nel senso che, viste le caratteristiche, le esigenze applicative ci sono. Banalmente, i mezzi agricoli che si muovono, molto banalmente, droni automatici che vanno a fare i rilevamenti per vedere lo stato di salute del vigneto e quindi riuscire a mirare puntualmente a livello di metro per metro dove fare i trattamenti, e quindi vuol dire minore inquinamento e altre cose di questo tipo. Pubblica sicurezza, anche qui stiamo facendo delle sperimentazioni sul campo. Per pubblica sicurezza si può immaginare sia a livello di droni, che in certe manifestazioni sono connessi, raccolgono immagini e le trasmettono a una regia centrale, sia agli steward, al servizio d'ordine, che è dotato di telecamere indossabili e che quindi trasmette in tempo reale alla regia tutto quello che sta avvenendo. Settore importante poi è l'industria. Nell'industria si cominciano ad immaginare delle aziende che saranno completamente automatizzate, ma automatizzate, badate bene, non vuol dire che non ci saranno persone, vuol dire che le attività ripetitive saranno fatte da macchine, ma le persone ci saranno comunque, perché dovranno comunque sovrintendere a livello di intelligenza tutto quello che avviene. Nella sanità si possono immaginare, e ci sono delle sperimentazioni in corso, per fare assistenza remota. Si immagina che il medico esperto possa essere collegato in tempo reale con l'ambulanza per i casi più critici. Si immagina che il grande specialista americano, che oggi è l'unico che risolve un certo problema, potrà operare a distanza. Ovviamente oggi non è che siano già stati fatti interventi in questo modo, però delle simulazioni, dei tentativi per capire fino a quanto ci si può spingere su questo versante, sicuramente si stanno facendo. Altro aspetto importante è la mobilità e la sicurezza stradale. Ripeto, io non so se si arriverà a avere l'auto completamente a guida autonoma. Sicuramente si può immaginare un sistema di sensori che aumenta la sicurezza, un sistema di sensori che trasmettono lungo il percorso dei segnali e che per certi motivi bloccano chi sta arrivando indipendentemente dalla volontà e quindi riescono a evitare dei problemi. Ovviamente turismo e cultura, questo è un aspetto più divertente, e quindi vedere da remoto delle cose, dei posti, dei luoghi, piuttosto che vedere le immagini arricchite. Ovviamente il monitoraggio ambientale potrà beneficiare del fatto di avere un maggior numero di informazioni. Quindi per noi come team, vediamo il 5G non più soltanto una tecnologia, ma una piattaforma per collaborare con tutta una serie di soggetti, alcuni che provengono dal mondo della tecnologia con cui stiamo già collaborando, alcuni altri sicuramente spunteranno perché avranno avuto delle idee che fino ad oggi non ci sono state. Quello che qui si fornisce è una soluzione standard e quindi qualcosa di condiviso a livello mondiale, quindi l'idea, se c'è, potrà essere esportata ovunque, e prestazioni a livello di connessioni assolutamente elevate. Uno sguardo nel mondo della produzione, nel manifatturiero. Perché tutto questo che sta avvenendo, perché a prescindere dal 5G questi processi stanno avvenendo, i famosi decreti Industria 4.0 esistono da qualche anno,
e le aziende si stanno attrezzando in questo modo, porteranno alla necessità, per chi lavora, di avere un approccio diverso. Sicuramente i processi saranno qualcosa che non è più solo qualcosa di manuale, ma qualcosa di digitale. Sicuramente ci sarà una necessità disperata di avere persone in grado di analizzare i dati. Sicuramente all'interno dell'industria tutti gli oggetti, le macchine che contribuiscono alla produzione saranno connessi. E questo implica raccogliere dati, analizzarli e capire in anticipo cosa sta succedendo. Ovviamente tutto questo dovrà essere gestito con una sicurezza elevata e porterà ad avere connessi anche i lavoratori, nel senso non con una presa, ma connessi perché condivideranno esperienze pratiche tra colleghi piuttosto che con macchine. Tutto questo si spera che porti a un miglioramento di quella che è la vita produttiva, alla riduzione dei consumi, che è assolutamente necessaria, e una migliore ottimizzazione della produzione, quindi produrre quello che serve. Questo è quello che vediamo noi ad oggi. Allora, intanto grazie, scusate. Voglio girare le spalle, ma Paolo Legrenzi si deve lasciare anche perché sono 3 giorni che gira l'Italia e quindi ha diritto anche a un ritmo umano. Ma volevo solo chiedergli una cosa: nei suoi libri traspare sempre un elemento della nostra stupidità, della nostra essere insipidi, ma non è un caso, non siamo così deficienti come potremmo essere descritti. C'è un elemento antico che ci muove e che è una cosa di cui discutevamo con Massimo, ma noi come conviviamo con questa amigdala? Cioè, prima dell'agricoltura, con la caccia e pesca, c'è rimasto un elemento col quale dobbiamo condividere, e ha ragione Gerai, non sappiamo cosa succederà, perché alla fine siamo sempre poveri e pieni di paure. Le paure è il prossimo libro suo che adesso ci racconta un secondo solo, perché uscirà, e poi vi consiglio di leggervi gli altri, sono brevissimi, 80, 90, 100 pagine, come una freccia quando ha colpito, non vi lascio più. Allora, quando nella relazione, nella conclusione del mio collega di Padova ci ha mostrato il cervello, il pezzo più ignoto del corpo umano, ma molto più conosciuto negli ultimi 20 anni grazie alle tecniche di risonanza magnetica, in sostanza noi abbiamo capito un'applicazione, se vogliamo, della rivoluzione darwiniana, che consiste nel fatto che l'architettura del nostro cervello, a differenza di quelli cervelli artificiali, si modifica in decine di migliaia di anni. L'architettura, non i contenuti. Questo iPhone ha un'architettura e poi i contenuti che io ci ho messo dentro. Quindi il cervello cambia molto lentamente. Non è che il cervello sia stato fatto male per dare del lavoro agli scienziati cognitivi, a chi fa l'intelligenza artificiale e così via. Il cervello funzionava benissimo per un mondo molto diverso, perché noi ci siamo adattati a un mondo molto ostile, in cui i cicli temporali erano molto corti, in cui dovevamo decidere in molto poco tempo, e se noi non avessimo funzionato in questo modo, adesso non saremmo qui a parlarci, perché probabilmente una variante di Homo sapiens che avesse avuto queste caratteristiche, mentre noi potremmo aver avuto un cervello adatto alla vita di oggi, sarebbe prevalsa e noi non ci saremmo mai incontrati. Quindi in realtà non siamo fatti male, siamo stati fatti per un mondo molto diverso. Il tempo di adattamento, cioè di cambiamento, non solo del nostro cervello, anche del nostro sistema visivo, il nostro sistema visivo è stato selezionato, adattato a certi modi di vita. Oggi i modi di vita che sono cambiati in pochissimo tempo, sono cambiati in un secolo e anzi addirittura in alcuni decenni, che dal punto di vista della specie umana è un attimo,
come la nostra vita a un millesimo di secondo, in realtà abbiamo dei vincoli, funzioniamo con dei vincoli che possono apparire in questo mondo che ha avuto questo enorme progresso tecnologico, come dei limiti. È molto importante conoscere questi limiti, perché siccome questi non sono modificabili, quando noi dopo dobbiamo progettare le macchine che interagiscono con il nostro cervello, dobbiamo farli, dobbiamo progettarle, realizzarle, tenendo presente questi limiti. E questa è una grande sfida oggi per il campo di studi che io pratico, le scienze cognitive, perché mentre noi possiamo modificare i sistemi artificiali, non possiamo modificare quel sistema naturale che è il cervello di cui la nostra specie ci ha dotati. Per cui in realtà la scienza dell'artificiale, lo studio dell'intelligenza artificiale, delle volte mette in evidenza quella che potrebbe sembrarci una stupidità naturale, cioè i limiti delle nostre emozioni, i limiti dei nostri pensieri, i limiti dei nostri ragionamenti. Questo ovviamente è una grande sfida, perché tutta questa evoluzione tecnologica alla fin fine è fatta al servizio dell'uomo e di un uomo che viva su questa terra. Per esempio, una delle cose per cui noi siamo stati progettati male è che noi non abbiamo paura delle cose che sono veramente pericolose. Abbiamo paura delle cose paurose, appunto l'oggetto del mio libro che uscirà a metà novembre. E questo fatto qua fa sì che noi facciamo, per esempio, dei grandi danni alla terra su cui viviamo, perché fenomeni che non ci sembrano assolutamente pericolosi, per esempio l'aumento di un grado della temperatura, e non ci fanno quindi paura, sono in realtà, oggettivamente, in realtà molto dannosi per la terra. Questo è un esempio di come noi siamo fatti male per affrontare le modifiche che noi stessi abbiamo fatti nell'ambiente in cui viviamo. Vi ringrazio. Allora, abbiamo ancora un quarto d'ora, 10 minuti. Io credo che dovremmo ridare appuntamento a... Sì, dopo. Gianni. Sì. Un bambino che aveva un piccolo computer e giocherellavano così. Mamma che col suo computer anche lei così, e papà col suo computer. Domanda, la faccio anche al professor Legrinzi. Però Paolo se ne sta andando. No, no, stavo dicendo che bisognerà che lo ospitiamo un'altra volta, no, perché non è finita domanda, qua. Questi bambini, questi ragazzi, no, che crescono a Nutella e computer e cellulare, come saranno fra 10-20 anni? Lei fa l'insegnante? Sì, sì, insegno anche, sì, ecco, sì. Io sono molto curioso di questo. Lo chiedo ai genitori, lo chiedo agli insegnanti. Qualcuno è preoccupato? Qualcuno non ci ha pensato. Io personalmente ci penso molto e credo che sia una cosa molto molto importante. Grazie. Grazie Gianni. Gianni Pastro è uno psicologo. Raccogliamo delle domande e poi magari diamo una sola risposta per evitare. Il microfono sta arrivando, ecco lì. Grazie. Allora, purtroppo è andato via Legrenzi, quindi... Secondo me lo spacchettamento non funziona se uno non ha il denaro. E cioè lo spacchettamento in origine nella prima società funzionava senza denaro, ma nella società come appena si è evoluta funziona solo col denaro. Se volevo fargli la domanda, la società attuale e lo spacchettamento, anche quello relativo al computer, non funziona per la stragrande maggioranza dell'umanità. Quindi non è solo una questione di tecnologia e che c'è dietro. Lo spacchettamento assolutamente non funziona per la gran parte dell'umanità. La seconda cosa, il secondo è per il secondo relatore.
Non so se ha visto la Biennale d'Arte attualmente in funzione a Venezia, che sul padiglione Italia alla fine, a sinistra c'è una saletta in cui si proietta un video che è il razzismo visto dalla parte dei negri, e lì dura 50 minuti e si vede in condizioni disagiate. Beh, quel video che ha vinto il Leone d'Oro della Biennale provoca le reazioni negative che lei ha elencato, eppure ha vinto il Leone d'Oro proprio per la drammaticità della situazione. E dopo, per il terzo invece che è il terzo relatore, io sono convinto che il 5G sarà un'ottima occasione per la criminalità, e nonostante le sue affermazioni io non credo, perché dopo abbiamo avuto due esempi: uno, la fuga di dati di Unicredit, che è stato costretto a denunciare all'autorità perché erano stati trafugati 80.000, mi sembra, dati sensibili dei suoi clienti, e uno per Mastercard, che due anni fa ha avuto centinaia di migliaia di fughe di dati sensibili di suoi clienti della carta di credito. Avevano per fortuna solo le abitazioni, il personaggio veniva, ma non i codici. Però mi sembra 400.000 persone che erano state negli Stati Uniti individuate e i dati erano stati sottratti. Io credo che in un mondo che sia super collegato, come sarà il 5G, la criminalità farà affari d'oro. Basta. Ci sono altre domande? Allora, una cosa chiedo io e dopo prima Massimo e poi a Gerai. Tu studi anche il web semantico, lasciamo stare perché altrimenti apriremo un'altra cosa, ma ricordo che probabilmente negli anni, da metà dell'Ottocento fino agli anni 30, ci sono state le grandi invenzioni, poi ci sono state robette, togliamo la bomba atomica e le altre cose, insomma l'evoluzione dell'umanità è stata un pacchetto enorme, velocissimo, di poche decine d'anni si è trasformato tutto. Adesso tutto sommato i cellulari sono, sì, cambia niente, ma l'ultima generazione è quasi uguale a quella precedente, è solo marketing, non c'è niente di nuovo dentro. E l'uomo però, Gianni ci dice, sta lui sì adottando le cose peggiori, cioè sta usando meno Cabernet, no? Ecco, quanto cercando di dire cosa succederà fra 10 anni, quando prima di ogni cosa al mondo ci sveglieremo di fronte a uno schermo, o come funzioneremo, o l'esperienza che tu hai avuto studiando queste cose, perché bisogna vederle nel progresso, siamo davvero così a rischio come esseri umani o no? Rizzolati, il padre dei neuroni specchio, un giorno di fronte a un gruppo di studenti liceali, c'ero anch'io, dice: ma perché vi piace il Grande Fratello? E lì gomitate per le ragazze, per le robe un po' cochon, per quelli che si mollano, si baciano, eccetera. Dice: no, vi piace per una sola cosa, perché avete i neuroni specchio, perché voi cercate voi stessi negli altri, perché vedete tra il buco della serratura o magari quello che cercate di capire come siete voi, che cosa state facendo voi, ed è un'occasione importante per vederla senza ostacoli, no? Davanti a una televisione che si spegne i suoi accenti, o rivederla perché non c'è nessuno che ti rimprovera, guarda cosa stai guardando. Ecco, quindi è un'umanità che veramente sta ricevendo schiaffi spintoni, o forse sta sollevandosi? Massimo? Sì, grazie, cerco di rispondere brevemente a tutte e tre, vedete i telefonini regnano sovrani. A tutte e tre, comincio dalla risposta più breve, fra virgolette, non mi ricordo neanche più, sì, vaporetto. Allora sì, ci sono stati studi a riguardo, dove andiamo a finire, ok? E le risposte sono interessanti, nel senso che le nuove tecnologie sono nuove,
E ogni cosa nuova provoca delle fluttuazioni e degli abusi. Esempio classico, nasce la televisione, lo stesso tipo di dibattito, la TV fa male. Ecco, generazioni di figli. Chi vuoi che perda tutto questo tempo davanti alla televisione? E di persone che saranno rovinate, zombie, davanti, basta. Perché noi il vantaggio che abbiamo nel 2019 è che possiamo guardarci indietro. La cosa bella è non guardare sempre avanti, perché se guardiamo avanti, è guardando indietro che si imparano di più le cose. Allora, se si guarda quello che è già successo, quando è nata la TV, stessa cosa. Tecnologia nuova, e ecco che si è detto, saremmo tutti davanti alla TV, zombie, eccetera, eccetera. È vero che queste tecnologie sono diverse, perché la televisione è meno, fra virgolette, apparentemente potente delle nuove tecnologie, però quando è nata la TV, ok, ha preso piede e poi è arrivato internet, il web, telefonini, eccetera, e qualche grande espertone ha detto, ecco, è la fine della televisione, la TV è finita. Perché chi è che guarderà più la TV quando posso avere di tutto di più? Posso avere telefonini super connessi col 5, 6, 7G, posso avere internet, videogames, tutto quello che voglio. E invece la TV sopravvive alla grandissima. Cioè non c'è stato un calo dell'audience, le persone continuano a guardare la TV. E la TV per certi versi è anche più pericolosa delle nuove tecnologie. Per un semplice motivo, poi arriviamo brevissimamente anche al rischio delle nuove tecnologie. Perché? Cioè, noi com'è che funzioniamo? Perché facciamo certe scelte piuttosto che altre? Allora, la soluzione è molto semplice, deriva dai nostri antenati. No, noi siamo arrivati a questo punto e, come diceva prima Paolo, non è che siamo cambiati molto. Cioè, il nostro cervello, quello è. Ci adattiamo, cerchiamo di riadattarci. E cos'è che ci fa funzionare qui dentro? La nostra strategia di vita è molto semplice, perché è quella dell'uomo primitivo che ci ha portato fino a qui. La strategia che abbiamo qui dentro, alla testa, è guarda che devi sopravvivere perlomeno oggi. Oggi devi sopravvivere, domani non si sa. Okay. Per cui quello che noi facciamo è cerchiamo sempre di minimizzare lo sforzo a breve termine, okay. Non a lungo termine. Problema della nostra società, no, anche il riscaldamento globale, il famoso grado in più, è che il grado in più, ok, cos'è che provocherà? Dei danni? Quando? Oggi? No, fra 20 anni. Fra 20 anni, l'uomo primitivo dentro di noi dice, ma che te frega di 20 anni, ok? Guarda all'oggi, sono le stesse regole che governano la nostra vita, perché noi siamo semplici dopo tutto. Quando cerchiamo di parcheggiare vicino al negozio e perdiamo 10 minuti per trovare un parcheggio vicino, sono state studiate queste cose, perdiamo più tempo a cercare un parcheggio vicino al negozio piuttosto che dire, beh, lo so che lì non lo trovo, ci perdo 10 minuti, vado magari al parcheggio dove so che c'è posto e mi faccio 5 minuti a piedi, 3-4 minuti, non lo facciamo, perché siamo guidati dal breve termine, devo andare lì vicino, ok? Il lungo termine, dire guarda che alla lunga risparmi tempo, non ce la facciamo proprio. Allora, questa cosa che ci governa, governa la nostra vita e come noi funzioniamo. La TV, perché la TV vince? Anche con tutte queste nuove tecnologie, cavolo, la TV, quanti anni ha la TV? 40, 50 anni, eppure i primi esperimenti sono degli anni 30, vabbè, dopo nel 40 funziona qualcosa, nel 54 arriva in Italia. Ok, qui ha un sacco di anni, eppure le persone sono lì davanti alla TV, sono sempre lì davanti alla TV. Perché? Perché è un grandioso minimizzatore di sforzo nel breve termine la TV. Io mi siedo in poltrona e stacco il cervello, non devo fare niente. E quel tipo di stacco vince anche sui telefonini 5G, sulle nuove applicazioni, sui videogame, perché veramente il mio sforzo va a zero, assorbo solo e lì ho finito. Per cui è anche più pericolosa la TV, perché sfrutta le nostre debolezze, che è quella di cercare il breve termine. Dopodiché, sulle nuove tecnologie, che sono un po' meno pericolose, perché richiedono un po' più di sforzo. Quando io sono stanco, non voglio fare le cose, voglio rilassarmi. Tant'è che le app che hanno più successo nei telefonini sono quelle passive. L'app su telefonino che ha più successo al mondo, nel mondo dei nostri beneamati giovani ora, si chiama TikTok. Quest'app TikTok consiste nel... Io la apro e comincio a beccarmi video di 20 secondi l'uno di persone che fanno gli stupidi, che cantano, ma brevi, deve essere 20 secondi, perché dopo, zac, c'è la censura, io vengo tagliato. E quello è proprio staccare il cervello
alla grandissima, ok. Allora, micro parentesi, si sono studiate queste cose e si sono anche ricreata l'evoluzione, no? Ci sono delle simulazioni di evoluzione con creature che sono state create, no? Tipo, ricreiamo la nostra società. E lo scopo di queste creature, no? un nuovo Eden, noi creiamo animali nuovi, no? E lo scopo era far andare l'animale nuovo creato da un punto all'altro nella maniera più veloce possibile. E qui, uno, ci sono video strepitosi, queste creature strane che cercano di muoversi, no? L'evoluzione studiata. E si è visto che l'animale che ha avuto più successo nel camminare da A a B, qual è stato? Uno dice una specie, un canguro o qualcosa? No, era un animale strano che è cresciuto a forma di torre, una specie di superfungo, okay, e poi si lasciava cadere. Pum! E arrivava con la testa dall'altra parte. No. Per cui non aveva braccia, gambe, non aveva niente, era il massimo della passività, però senza far niente, puff, adagiandosi arrivava. Ecco. È la stessa cosa di quello che stiamo facendo noi, adagiandoci. In natura arriviamo. Esistono elementi che non si sa ancora se siano vegetali o animali, nel senso che si comportano un po', che sono esattamente così, sono microscopici e fanno la stessa funzione. Allora, e poi, chiusa parentesi, lezione molto più breve, le nuove tecnologie non è che siano pericolose, l'unico pericolo che danno è l'interruzione, okay? Perché la nuova tecnologia classica qual è? Ma arriva l'SMS, ma arriva il messaggio, telefonino, oppure sono in vaporetto, beh mi perdo 2 minuti. Allora no, non c'è niente di male a perdersi 2 minuti sul vaporetto, il problema è quando io sto facendo qualcosa e mi arriva l'interruzione. Okay. Allora l'interruzione, quella sì che è pericolosa, perché se io sto facendo qualcosa, qualunque sia l'interruzione, che sia l'SMS che mi arriva sul telefonino o qualcuno che mi offre la fetta di torta, però la fetta di torta magari non me la offrono, mentre un messaggio mi arriva da qualche parte. Quella è pericolosa per il nostro cervello, perché il nostro cervello è una specie di diesel, ma i diesel quelli vecchi. Okay. Il diesel vecchio va scaldato, no? E dopo un po' il motore arriva al momento giusto e si va. Il nostro cervello funziona allo stesso modo. Quando cominciamo a fare delle cose serie, il nostro cervello sale di giri, si mantiene, ma appena c'è un'interruzione, pum, crolla giù. È come se ci fermassimo e poi dobbiamo di nuovo farlo ripartire. Allora, quello si è visto che fa male. Infatti l'unico consiglio sensato non è evitare le nuove tecnologie, perché le nuove tecnologie funzionano, fanno anche bene, ci aiutano, è evitarne neanche tanto l'abuso, perché poi noi naturalmente siamo portati in un certo momento a smetterla. È chiaro, se usiamo troppo le nuove tecnologie non funziona, ma è stare attenti a non essere interrotti quando stiamo facendo altro. Quando stiamo facendo altro, stacchiamo, ok? Stacchiamo le notifiche dal nostro telefonino. Si è visto che staccare, adesso dirò una cosa controproducente, ma staccarsi dalla rete, dal nostro telefonino, per un'ora al giorno, un'ora basta. Prendiamoci un'ora per noi, no? Da questo mondo super connesso. Ci rende più intelligenti e più svegli. Staccarsi un'ora, perché quell'ora è per noi e non corriamo il rischio delle interruzioni. Okay? Poi per il resto del giorno usiamolo, le tecnologie sono utili. Saremmo folli a non usare. Massimo, ma c'è una domanda difficile che poi riferiamo anche a Gelain. Lo spacchettamento e il potere, quindi i soldi, cioè tutti questi meccanismi sono arrivati per arricchire qualcuno o per servire l'umanità? Sì, i soldi servono. Allora, certo che i soldi sono il fattore numero uno. Il punto è... dipende, perché ci sono situazioni dove per esempio non ci sono i soldi ma c'è il potenziale. Per esempio ci sono tante zone dell'Africa dove ci sono tantissimi poveri, dove però Facebook è arrivato offrendo l'internet gratuita, dove però nell'internet gratuita c'è solo l'uso di Facebook gratuito, okay. Allora perché l'hanno fatto? Perché hanno detto: io per ora non ci guadagno niente, però entro nel mercato, per cui se poi in un futuro il mercato africano, per esempio, anche altre zone del mondo comincia a essere profittevole, io ci sono già. Okay, negli anni 60, ma non l'ho detto io, neanche voi l'avete sentito, i vescovi africani avevano fatto la stessa cosa: radioline gratis a tutti, una sola stazione radio. Esatto, per cui certo che il denaro governa, cioè tecnologia e società sono due facce della stessa medaglia, e solo un pazzo guarda a una faccia la tecnologia, no?
E ci sono un sacco di esempi dove è la società che governa la tecnologia e non viceversa, cioè tra le due facce, la faccia migliore, quella che vince, su cui cade sempre la moneta, è la faccia della società, e la società implica il potere, e il potere implica anche avere i mezzi finanziari. Anche ora il fatto che si usino Google e Facebook, ma internet doveva essere l'Eden, dove tutti erano uguali, no, tutto era libero. Invece poi sono nate queste cose che sono bellissime, ma sono i più grandi centralizzatori che ci siano nel nostro pianeta, universo globale. Cioè Google, quello che dice, e noi ci dobbiamo inchinare. Tutta l'informazione, se non è nella top 10 di Google, okay, cioè, non esiste. Noi non esistiamo, siamo liberi di esserci. Creiamo, scriviamo qualcosa sul web, mettiamo una pagina, ma se non siamo nella top 10 non esistiamo proprio, per cui e loro governano il mondo, e Facebook la stessa cosa. Grazie Marchiori. Gelain, allora ci sono due elementi. Quando ogni tanto discutiamo con Massimo e ti ricordi che la volta chi ha inventato il fax? Non lo sa nessuno. Non ditemi che lo sapete, perché non è vero, forse uno deve studiare solo quello. Però qualcuno dice, ma sa, un fax primitivo c'era già a metà dell'Ottocento, ed è un abate emiliano romagnolo che inventa un sistema incredibile e lo vende, lo dà ai russi, perché funzionava su una lastra di rame con dell'elettricità, con i fili del telegrafo, e trasmetteva anche immagini. Poi per eventi stranissimi scompare, va bene? Perché era anche sicuro, uno a uno, ce n'erano due, uno a San Pietroburgo e un altro a Mosca, quindi funzionava in una maniera perfetta, andava bene per il potere, poi è tornato dopo, e il fax è resistito ancora adesso, perché era stato molto difficile per la scienza sistemare i disegnetti e tutte le scritture giapponesi e orientali, per cui alcune cose dobbiamo capirle su un piano molto più vasto, molto più interessante. Ma c'è una domanda che il mio amico veronese ha detto: c'è un problema di sicurezza che è fondamentale, e allora io che vengo avvisato, guarda che puoi andare lì in 12 minuti e che so che devo andare a prendere il radicchio, la verdura o le carote, mi infastidisco, perché qualcuno è entrato nelle mie tasche, mi ha dato un aiuto, però io non l'ho richiesto, preferisco sbagliare per conto mio. Allora, di queste cose bellissime, perché magari eviteranno che andiamo a sbattere contro qualcosa, ecco, c'è chi poi trasmette queste comunicazioni, è una domanda che probabilmente esula dalle cose, ma quanta attenzione c'è al dibattito che c'è in corso, alla consapevolezza, alla sicurezza, all'attenzione? In fondo, le mail, sapete come le usava la mafia? Un unico account, tutti con lo stesso password di accesso, non la trasmettevo, lui sapeva che la mail alle 6 del pomeriggio era pronta, andava a leggerla, tanto era uno solo che entrava, no? Se ne è accorta la polizia, ma dopo molto tempo, perché non serviva a trasmettere, nella trasmissione c'è il rischio di essere intercettati, nella lettura tutto fermo. Dopodiché si è capito anche come entrare nei computer, eccetera. Ma all'inizio i cattivi ci sanno fare molto bene con le tecnologie. Ovviamente in un mondo iperconnesso la sicurezza è un tema importantissimo. Io nell'ultima slide riepilogavo quali sono gli aspetti con cui si deve relazionare un lavoratore in ambito produttivo manifatturiero, e ho citato la cyber security, nel senso che tutto questo è bellissimo, ma pari passo deve esserci tutto un sistema di sicurezza software. E ovviamente questo era traslato nel mondo manifatturiero, ma deve essere da tutti i punti di vista. Vi cito un esempio banalissimo: chiunque di voi ha un PC a casa, almeno un antivirus ce l'ha. Oggi credo che ci siano più informazioni vostre negli smartphone che nel PC a casa. Sono sicuro che nessuno sul proprio smartphone ha un minimo di software di sicurezza, giusto per capire, e con tutte le informazioni che ci sono, molti hanno l'app per fare i movimenti bancari, è qualcosa su cui dobbiamo riflettere, e quindi la domanda è giustissima. Noi quando andiamo a parlare di questi temi, la sicurezza informatica è uno dei temi principali. Io personalmente mi occupo di industria 4.0 e quindi tutta una serie di tecnologie che ruotano attorno. Il nodo centrale è la sicurezza informatica, perché immaginate una fabbrica connessa, e già oggi ci sono,
immaginate delle mega presse connesse in rete, con persone che attorno ci girano, se qualcuno si intromette e ne manomette il funzionamento, cosa può succedere? Quindi la preoccupazione è giustissima, gli strumenti per difendersi ci sono, sicuramente la cultura tal riguardo non è elevata. Noi cerchiamo di farlo il più possibile, ma ognuno di noi è giusto che rifletta su questo aspetto. Io dico, posso aggiungere 10 secondi, il problema non sono le tecnologie, cioè certo che uno dice dovete fare le tecnologie più sicure, no, il problema, sapete qual è il più grosso problema di sicurezza che c'è nelle reti ora? Le persone. La testa delle persone, cioè i furti di password, la password, no, i furti di password ci sono, cioè la causa principale non è che riescono a sfruttare le vulnerabilità della rete, entro, no, dicono ma cos'è che avrà pensato come password quello? Ma magari uno, il due, cognome tre, quattro, e l'anno di nascita oppure cose simili, zac, e rubano le password, ok? Quello è il vero problema. Allora la soluzione è semplice, perché tanto su ogni rete ci sarà la vulnerabilità qualcosa, ma c'è una semplice soluzione, educare le persone. Come noi guidiamo l'auto, possiamo creare rischi, certo, perché è pericoloso guidare l'auto, per cui non diamo l'auto a chiunque, diciamo tieni, qui c'è l'auto, guarda, qui c'è il manuale, mi raccomando, stai attento. No, non facciamo mica così, li facciamo studiare, li prepariamo e poi gli chiediamo magari un esame. La stessa cosa con le tecnologie, se c'è un rischio, è vero che ci sono rischi sempre più alti, perché la rete è sempre più pervasiva, c'è sempre più rischio di privacy, se i rischi sono alti, educhiamole queste persone, prima di dirgli, tieni, questo qui è il telefonino, questo qui è il PC, fai quello che vuoi, ma mi raccomando, stai attento, no? Come se dessimo le chiavi dell'auto a nostro figlio dicendo, mi raccomando, stai attento, perché lì la strada lì fuori è pericolosa, non si fa così, no? Educhiamoli. E questo è il modo giusto di risolvere i problemi di sicurezza, che partono da qui soprattutto. La mostra che questa azienda la mette a disposizione qui, e vi consiglio di vederla con tranquillità, è una mostra che è dedicata in questo lato e anche a quell'altro, soprattutto all'antropologia, a capire come gli uomini hanno funzionato negli ultimi 100.000, 10.000 anni. E molte lezioni vengono dal passato, è vero. Anche di semplicità e anche di soluzioni che la modernità spesso non concede. La seconda cosa è che noi continueremo, e vi ringrazio di essere venuti questa sera, per tutto il mese di ottobre con due conferenze settimanali, il mercoledì e il venerdì, la prossima sarà con Luca Massimo Barbero se non sbaglio, ma comunque trovate i dépliants in fondo, quindi faremo arte, scienza, comunicazione, sport. Arriverà per chi ama lo sport il vecchio Tonino Zordi, che ha guidato la Reier qua sopra, adesso non so se si possa andare, ma sopra c'è un edificio uguale alto a questo, giocavano a pallacanestro ed era una cosa assolutamente impressionante. E comunque è solo studiando, e studiare si fa fatica, ma qualche volta bisognerebbe pensare di più alla scuola. Temo che questo paese tanti sforzi ancora debba fare per organizzare la vita e il futuro. Grazie a voi e buona serata. Grazie.